Grazie per la domanda. Allora, ti dico di togliere da... Voglio cominciare a mandare sempre messaggi positivi. Potevamo fare meglio, potevamo essere più incisivi, potevamo avere più veemenza. Non ci siamo riusciti, lavoreremo per questo. Io lo so perché, quindi gliel'ho detto anche alla squadra. Abbiamo sfruttato male la superiorità in quell'ultimo frangente, però adesso la partita è accantonata. Domani c'è la Cireale, è un'altra partita. Abbiamo lavorato su quei concetti, ovviamente solamente in sedute video perché sul campo puoi fare pochissimo perché adesso i ragazzi devono solo recuperare. E penso che qualche cosa di quello che dobbiamo migliorare i miei giocatori abbiano capito. Ma mi immagino una partita difficile perché la Cireale è un'ottima squadra, è una società gloriosa, allenata da un ottimo allenatore che quando è arrivato ha fatto subito due vittorie, quindi è partito molto bene. Adesso viene da una sconfitta, quindi si vorranno rifare in casa. Però noi ragioniamo sempre alla stessa maniera, cioè proveremo a vincere più partite possibile da qui alla fine, quindi andremo là e cercheremo di fare la partita, cercheremo di vincerla, sicuramente ci sarà un avversario ostico che ci darà filo da torcere e anche loro proveranno a vincere e vediamo un po' che cosa succederà. Allora, per quello che riguarda il verticalizzare poco, il fatto che la manovra ancora sia magari non molto veloce, lì ci dobbiamo andare a lavorare, lì c'è il lavoro dei principi, c'è il lavoro dell'occupazione degli spazi, c'è il lavoro che ognuno deve sapere esattamente cosa fare, sia sulla possesso che sul non possesso. Adesso ho cercato solamente di lavorare sulla testa, di far vedere una squadra un pochino più aggressiva, una squadra che corre in avanti, una squadra che prova a difendersi aggredendo l'avversario e lontano dalla propria porta, e ho lavorato su questi concetti. Ci vuole un po' di tempo per arrivare a quello. Spero e mi auguro che attraverso il lavoro nel giro di un mese e mezzo, soprattutto nel momento in cui giocheremo le partite una volta alla settimana, allora lì ho la possibilità di incidere. Qualcosina incominceremo a vedere. Io non te lo voglio promettere, però le squadre che ho allenato si sono sempre distinte perché giocavano a calcio perché creavano tante occasioni e poi ti voglio dire anche un'altra cosa, ho giocatori forti e ragazzi intelligenti, quindi penso che questo processo si possa velocizzare. Lei ha colto esattamente il primo concetto che ho detto ai ragazzi quando sono entrato nello spogliatoio, la differenza tra gruppo e squadra. Il gruppo è un insieme di elementi e una squadra è un insieme di elementi dove ognuno ha un ruolo preciso e sa quello che deve fare. Stiamo lavorando su questo concetto e quindi è una squadra di ottimi giocatori, alcuni molto molto forti, però non giocavano da squadra, giocavano in maniera individuale e lavoravano non di reparto, non avevano un'identità precisa perché comunque non so per quale ragione non mi piaceva come giocava la squadra prima. Ci lavoreremo. Rispondo subito. Mi è piaciuto l'atteggiamento, come si sono comportati, la disponibilità che mi hanno dato in queste 24 ore. Non mi è piaciuto diverse cose sul piano tecnico, tattico, però lì ci devo lavorare. Però già l'atteggiamento per me è tutto, è la cosa essenziale. Possono sbagliare qualsiasi cosa sull'aspetto tecnico, tattico, ma assolutamente mai l'atteggiamento. Sì, io sono andato perché io sono l'allenatore del Trapani, adesso ho iniziato un nuovo percorso, questa è la mia squadra, la sento mia, quello che c'è stato prima non mi interessa e non lo voglio nemmeno sapere. Probabilmente c'erano delle scorie derivate dall'atteggiamento, magari anche dalla mancanza di risultati e dalla mancanza di prestazioni di qualche giocatore, però mi piacerebbe, siccome questa è la nostra gente, noi giochiamo a calcio per loro, io faccio questo lavoro non per me stesso. Ho sempre dedicato, penso di dedicare questo lavoro allo spettacolo e a cercare di dare qualcosa, un po' di gioia alla nostra gente che lavora tutta la settimana, che ci tiene alla maglia, noi rappresentiamo loro e quindi dobbiamo creare un rapporto, anche se ci siamo detti delle cose, alcune belle e alcune meno belle. Però creiamo un rapporto, da ora in avanti ci vuole coerenza, ogni volta che la squadra finirà la partita andrà a salutare la sua gente nel bene e nel male,
sempre, io sarò sempre lì. Magari qualche volta sarò arrabbiato, posso mancare da questa situazione, magari faremo una grandissima vittoria, non andrò perché mi piace che i miei giocatori vadano. E nel momento comunque che perderemo una partita o giocheremo male, io sarò lì sotto con loro, perché ragiono così e perché i miei maestri mi hanno insegnato questo. Senta, Romizzi ha avuto un problemino all'arco plantare e credo che dalla prossima settimana incomincerà piano pianino a riprendere. Nel giro di una settimana, 10 giorni, penso che rientrerà in squadra, quindi non è una cosa grave. Giuffrida è un giocatore di una certa età, è un ragazzo che dentro lo spogliatoio aiuta tutti, è un leader, e Giuffrida domenica ce n'è stata la necessità, è entrato, ha fatto il suo, ha messo a disposizione dell'allenatore le sue conoscenze, le sue esperienze. Sono molto contento di lui come di tutti gli altri. Mi tengo stretto lui come mi tengo stretto tutti i giocatori della Rosa, anche quelli che adesso in questo momento sto mandando in tribuna. C'è Winston che l'ho già mandato in tribuna 2 volte perché domani non farà parte della gara. Io ho un pensiero di calcio, ma loro attraverso il lavoro, attraverso il loro atteggiamento sul campo possono farmelo ricredere. Ci vuole un po' di pazienza, voglio conoscere tanti altri giocatori. Vorrei conoscere anche Cangemi, Alessandro, che mi dicono che è un ottimo calciatore. Quindi quelli prima o poi ho la curiosità di scoprirli. Tutti gli altri li conosco, diciamo, meglio rispetto a alcuni giocatori di questa rosa che non conoscevo purtroppo. Anche per quanto ti puoi aggiornare, poi il giocatore lo devi allenare, lo devi conoscere personalmente, perché solamente vedendo una partita non puoi capire che tipo di ragazzo è. Mi è capitato di vedere dei giocatori in video e poi a pelle non sentirli, e quindi io ho la necessità di sentirlo anche il giocatore. Un po' quello, la mia identità deve diventare il pensiero comune, devo trasmettere questo. Ti dico una cosa, scusami se ti ho interrotto. Io sono stato giocatore di grande personalità e di grande carattere, e a volte mi è capitato sbagliando di dire qualche sciocchezza. Non credo che l'abbia fatto, l'ha fatto forse, ma se l'ha detto, e questo non lo so, ha detto perché il giocatore è orgoglioso, è risentito, e quindi magari si è fatta scappare una frase, ma è ferito quando ti dicono vergogna, poi tu ci rimani male sul personale, capito? Perché uno può giocare. Perché però io credo che ci siano state poche persone che avevano quel tipo di pensiero, perché tanta gente quando sono andato là sotto ci ha detto: mister, siamo dalla vostra parte, ragazzi, continuate così. Quindi noi lavoreremo, sputeremo veramente il sangue per far sì che anche quei 3, 4, 5, 10, 20 detrattori alla fine della giornata della partita siano contenti e ci battano le mani. Senti, anzi, io ho una squadra imbottita di tantissimi giocatori forti e non ragiono in funzione dei titolari e dei non titolari. Ho la squadra e quindi la voglio conoscere. Poi, adesso in questo periodo dove giocheremo tante partite, probabilmente farò qualche cambio, farò rifiatare qualcuno. Una volta che ho conosciuto la rosa, una volta che ho conosciuto i miei giocatori, poi comunque incomincerò a fare delle scelte e a selezionare. Quindi questo è un momento di conoscenza, voglio aumentare il coinvolgimento di tutti i miei giocatori, li voglio far sentire parte di qualcosa e poi dopo i più forti giocheranno. Io credo il mese di novembre tutto, e poi da dicembre, quando incominceremo a giocare una volta alla settimana, da lì penso che incominceranno a scandirsi qualche piccola gerarchia. No, no, ti dico solamente che l'altra sera siamo andati a cena tutti insieme. Ho conosciuto le famiglie, ho visto che come stanno insieme, questo è un grande passaggio, perché una squadra che sta bene fuori dal campo, che si frequenta, è anche una squadra che in campo è più coinvolta dal punto di vista del sentimento. E quindi io voglio che questo spirito, una famiglia che ragiona alla stessa maniera, dove se uno è in difficoltà gli diamo una mano, e poi abbiamo un obiettivo. L'obiettivo è sempre il solito: vincere più partite possibili da qui alla fine. Poi,
a fine campionato faremo i conti. Aspettare non è nel mio vocabolario calcistico. Andremo là e proveremo a fare la partita. E lei mi dice che la Cireale è arrabbiata come noi. Noi non siamo arrabbiati, noi dobbiamo avere un sentimento di consapevolezza. Siamo consapevoli della nostra forza e siamo anche consapevoli di quello che dobbiamo migliorare. Lavoreremo sui nostri punti di forza e miglioreremo i nostri punti di debolezza.